Benvenuto a questo nuovo video. È 2 ottobre e finalmente si può cacciare nelle zone ZPS in Calabria. Per noi è come rivivere una seconda apertura. Ci troviamo in una location nuova nell'Alta Calabria in compagnia del team Carbone. Facciamo un salto indietro perché anche questa fa parte della caccia. Essendo il posto lontano abbiamo affittato un appartamento rustico. Siamo io e l'immancabile Pippo. Ad accompagnarci Angelo, ex cacciatore, che sarà il nostro fedele ausiliario riportatore. Grazie Angelo. Assieme a noi ci sarà il team Carbone con Nino, Demetrio e Consolato. Un saluto a Ciccio che per impegni lavorativi ha saltato. L'entusiasmo del giorno dopo sicuramente non ci ha fatto molto dormire, ma ci ha messo anche Nino con qualche scherzetto di troppo. Iniziamo con uno spolladanetro e siamo in una zona di valle non molto distante dal mare e con la conformità del territorio fa transitare, se fortunati, qualche anatra verso l'entroterra. Dammi. Una l'ho buttata. Io pure ne... Una a testa, Pippo. Una a testa. Iniziamo proprio nel migliore dei modi. Non avevo nemmeno raggiunto la mia postazione e Filippo mi chiama. Non avevo mai visto uno stormo di anatre entrare così. Davvero uno spettacolo della natura. Siamo fortunati, Filippo abbatte la prima, io aspetto che spara lui e subito dopo tiro. Purtroppo c'è ancora poca luce e dalle riprese non si vede nulla. I due piccoli calibri, 410 Filippo e 28 io, iniziano davvero bene. Allora, la prima frotta. Quella frotta che tu mi hai detto, io l'ho detto. Io ho detto, l'hanno vista, hanno sfilato e hanno continuato per sopra. Poi dopo un poco, meno male che mi ruolò che mi girai sta frotta germanica che trovavo in giro. Gatti c'è, sui 20 metri l'ho sparato, 25 là. Come, magari io da. Mascola. Belle anatre. Anatre. Lo spollo si conclude così, due Pippo e una io. È stata davvero un'emozione unica, non avevo mai fatto uno spollo ad anatre. Adesso non ci resta che spostarci in un campo, piazzare gli stampi e sperare in qualche colombaccio. Bel colombaccio il primo. Li sta chiudendo tutti. Se lo mandava veniva qua. Allora, buongiorno ragazzi, sul tardi poca roba, ho messo stavolta vicino ai miei amici il colombaccio da rirotanti, si vedono tanti colombi come adesso, colombi, però colombacci poca roba, ma ci rifacciamo, non vi preoccupate. La prima cosa mi domanda, quelli che sono? Colombi? Arriva Demetrio e subito vuole vedere il germano maschio di Filippo per mandargli una foto a Ciccio. La mattinata si è conclusa nel migliore dei modi. Oltre alle anatre, poi io sono riuscito a fare un colombaccio e Filippo 4. Vedremo come andrà il resto della giornata. Appesantiti dalla cucina di Nino, che ci ha preparato un'ottima matriciana, eccoci per il rientro in una grande pineta. Nino decide di mettermi, a suo dire, nel posto migliore. Devo fare delle ottime riprese. Posto è stupendo. Bisogna vedere se ci saranno i selvatici. Sì, alluda, sta girando. Fermo. Là esce nel tuo passo. Nel tuo passo esce. No! No, dietro! L'ho fatto dietro! Come sempre incomincio a migliorare dei modi. No. Primo colombaccio, sparato da Filippo, mi esce di sopra e lo faccio dietro. Per fortuna mi rifaccio subito. Ne vedo arrivare uno e gli tiro prima che sparisce dietro gli alberi. 7 tecna, micidiale. Arrivano quasi tutti dalla stessa direzione, solo che li vedo arrivare quasi all'ultimo. Stoccata vincente e anche questo cade. Come?
C'è il vento, non sento! Eccolo, 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 eccolo! Eccolo! Pippo, da te riesce! Eccolo! È caduto là sotto! Là, là, dritto sotto! Questo è stato un altro bel tiro di stoccata. Quando con la coda dell'occhio vedo un'ombra, mi giro e vedo il colombaccio che è arrivato praticamente sopra di me a posarsi. Un tiro rapido e vicino che non lascia speranza al colombaccio. Pippo! Altro colombaccio vicinissimo. Sembrava andare da Filippo quando in realtà poi sterza verso di me. Di prima mi esce praticamente di sopra e lo faccio leggermente dietro. Per fortuna esiste il secondo colpo e riesco a chiuderlo. Non posso descriverti la mia emozione. Mi sento davvero fortissimo, sono stato finora bravissimo. I pochi colombacci che sono apparsi li ho praticamente tutti chiusi in maniera stupenda. Magari mi esalto un pochino e forse come al solito esultato un poco presto. Ehi, mi senti? Ah, avete sparato? Qualcosina, ma qualcuno ogni tanto. Ah, vabbè, ma qua escono a morire. Qualcuno che viene a buttarsi nei pini, ma proprio a posarsi sotto di noi. Qualcuno che si incanala là, nino, ma l'arco è rotto. Ecco, uno sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Niente. Ma aspetta, ma niente. Era al telefono. Questo l'ho sbagliato. No, era il telefono, questo è uscito bello. Altro bellissimo colombaccio arrivato a posarsi davanti a me. Ma forse lo sbaglio proprio perché lo vedo arrivare da lontano. Mi curvo davanti a me, ho il telefono in mano, in braccio. Il primo colpo lo faccio leggermente dietro e di seconda vado palesemente a vuoto. Peccato perché era davvero un'ottima occasione. Ehi, fermo, fermo, fermo. No! Questa sicuramente sarà fra le candidate, fra le top padelle di quest'anno. Sono rimasto davvero incredulo, non so nemmeno io come ho sbagliato il colombaccio. Probabilmente mi ha confuso il fatto che è arrivato stile beccaccia agitandosi molto in aria. Per fortuna mi rifaccio subito, mi stavano già venendo i complessi. Filippo mi avvisa, vedo il colombaccio arrivare, lo stocco bene sempre con la Tecna Piombo 7. Questi ultimi due abbiamo chiuso. Arrivate alle 17, il gioco è finito. Aspettiamo un altro pochino, ma non si vede più nulla. Siamo davvero soddisfatti. I piccoli calibri hanno davvero ben ruggito e ci siamo davvero divertiti. Eravamo un poco scettici all'inizio di vedere qualcosa, però dalle 3 fino alle 5, 5 e un quarto si sono visti bei colombacci e tutti a portata di tiro utile. Non resta che rientrare in macchina e ricongiungerci con gli altri per tirare le somme della giornata. Di sicuro prima di rientrare ci aspetta una bella cena assieme per festeggiare questa stupenda giornata di caccia in compagnia di Filippo, di Angelo e del team Carbone. Quello che resta sicuramente è la caccia, a parte le emozioni che ci regala sui selvatici, sono proprio questi momenti dove lasciare alle spalle le problematiche della quotidianità e concentrarci solamente sulla caccia e sullo stare assieme e in compagnia. Ovviamente, nonostante la fatica della giornata, ci tocca anche spennare. Qualcuno si getta latitante e tocca sempre ai soliti spennare. Non fa nulla, alla fine mettiamo tutto assieme e presto si farà una bella mangiata assieme per onorare questo bellissimo selvatico qual è il colombaccio. Fammi sapere qui sotto come sta andando la tua stagione di caccia
e se ti piacciono questi video, e io non posso che aspettarti di nuovo qui su Modo Mirino, sempre a caccia di emozioni.